Maria, che cosa le ha lasciato questo personaggio e che carattere aveva? Perché credo che, almeno da quello che ho letto sul Pressbook, la storia non è che lei la conoscesse molto. Poi approfitto, perché non so se poi potrò fare un'altra domanda. E lei vive, cioè, durante l'estate, insomma, passa del tempo nella nostra bella Puglia. È vero che ha 400 piante di melograno? Se è vero, che ci fa? Grazie. Sono tre domande. Well, the two questions. For my life as a contadina salentina, which is very, very important to me. Yes, we have 400 melograno trees, and we hope in the future to make a sugo di melograno, and which we hope that we will sell in Italy and other places. But it's early days for this particular process, but that's what we're aiming towards. Melograno is very, very good for the health. It grows naturally in Salento. It's a very good environment for it, and they're very beautiful plants. So it's a lovely thing to do, and it's something that I love, and I love that part of Italy. I feel very at home there. I love the people, I love the culture, and it's where I want to spend a lot of my life. For Maria Altman,